Salve ragazzi, per gli approfondimenti sulle regole di X-Wing, oggi parliamo degli effetti negativi, ovvero quelle condizioni che vi potrebbero essere poste sulla schiena delle vostre navi, cosa vi causano, come potete liberarvene. Non sempre sarà facile e saranno comunque fastidiosi. Vediamo di cosa si tratta. Esistono sostanzialmente due tipi di segnalini che identificano che avete una situazione negativa addosso. La maggior parte sono rossi, alcuni sono arancioni. La differenza sta di fatto che gli arancioni, comunque vada, alla fine del turno vi si toglieranno da dosso, verranno scartati come segnalini verdi. Quelli rossi no, non potrete toglierli liberamente alla fine del turno, dovranno verificarsi determinate condizioni per cui ve ne possiate liberare. Partiamo dagli arancioni. Abbiamo già visto in altri casi il segnalino gem, perché di fatto l'avrete visto anche parlando delle azioni. Perché di solito viene dato può essere dato da un'azione, ma può essere anche dato ad esempio da un cannone disturbatore. Come abbiamo detto, quando viene dato un segnalino gem a una nave, questa nave perde uno dei suoi segnalini verdi che aveva già su di sé e a quel punto viene scartato il gem. Se ancora non ne aveva, nel momento in cui cercherà di guadagnare un segnalino verde, verrà perso e il gem verrà scartato. Altrimenti, se farà tutto il turno senza prendere segnali di verdi, il gem resterà lì inutilmente e verrà scartato alla fine. L'altro è il segnalino Tractor, detto anche Traente. Questo viene dato da alcune abilità, ma nella maggior parte dei casi dal cannone Traente. Cosa succede quando una nave subisce un segnalino Tractor? Sono due i tipi di effetti che si possono avere. E a livello di nave, siccome esistono tre dimensioni di nave, qui abbiamo ad esempio una piccola e una grande, ma esiste anche il taglio medio, i segnalini tractor devono essere più numerosi per le navi più grandi. Diciamo che in linea di base serve un solo segnalino tractor per attivarne gli effetti su una nave piccola, ce ne vorranno due per una nave media, ce ne vorranno tre per una nave grande. Quando una nave subisce un segnalino tractor, vuol dire che da lì fino alla fine del turno, ogni qualvolta verrà tirato dei dadi di attacco contro questa nave dal nemico, la nave in fase di difesa non potrà usufruire di tutti i suoi dadi, ma dovrà usarne uno in meno. Potrà comunque guadagnare eventuali bonus per la distanza o per l'oscuramento di asteroidi e altri ostacoli, però ne tirerà una meno. E questo varrà tutto il turno. Quindi se subirà 4 attacchi, tutte le volte dovrà tirare con un dado in meno. L'altro effetto secondario, si fa per dire, del segnalino Tractor è che il giocatore che ha affibbiato un segnalino Tractor alla nave nemica può scegliere anche di spostarlo. Spostare la nave. La può spostare facendogli fare o un barroll o un boost avanti di uno, solo con una dritta. Questo boost è un po' o barroll sono un po' diversi da quelli normali. Infatti, facendo questo boost o barroll, il giocatore che costringe l'avversario a farlo può costringerlo anche ad andare a finire su un ostacolo, in modo che poi magari abbia degli altri effetti negativi o che addirittura poi non possa sparare nella fase di tiro. Tuttavia, il giocatore la cui nave viene spostata per effetto di un segnalino tractor può scegliere, dopo che la sua nave è stata spostata, di ruotarla per cambiarne l'orientamento al costo di un segnalino stress. Quindi posso cercare di ruotarmi per poi muovermi o vedere comunque qualcosa, ma mi devo stressare per farlo. Anche se mi ha mosso, ovviamente il segnalino tractor resta fino alla fase del turno, perché poi nella fase di tiro subirò gli effetti. L'eventuale spostamento va fatto immediatamente appena viene assegnato il tractor. Alla fine del turno, tutti i segnalini tractor su una nave, che siano uno, due, tre o quanti ne volete, vengono scartati. Il turno dopo non si avranno più effetti. Gli effetti negativi rossi invece sono questi. Parliamo un attimino al volo di questo. Questo in realtà è semplicemente un promemoria. Questo qua è un segnalino di danno critico. A volte lo potrete vedere nell'approfondimento sul mazzo danni. Con dei danni critici subiamo degli effetti permanenti che ci daranno molto fastidio nel movimento, nella fase di tiro o quello che volete.
Questo semplicemente è un promemoria che ci ricorda che questa nave ha subito uno o più di uno, se ne mettiamo più di uno, di segnalini, questo, ha subito uno o più danni critici che pregiudicano la sua funzionalità. Semplicemente un promemoria, conviene lasciarlo per questo. Lo stress è il più tipico degli effetti negativi. Succede che ne prendiamo uno tipicamente quando facciamo una manovra rossa o quando facciamo un'azione rossa. Ma lo possiamo prendere anche in altri modi, ci sono abilità nemiche che ce lo affibbiano, potrebbe essere che ci siamo ruotati, come abbiamo visto prima, dopo aver subito una trattorizzazione, può essere che l'abbiamo presa a causa di colpi di sfiga con il mazzo danni. Non c'è un limite ai segnalini stress che può accumulare una nave. Il vero problema è che ne potrà togliere soltanto uno per volta normalmente, salvo abilità particolari. Toglierlo ovviamente facendo una manovra blu. Quindi significa che una nave con tre segnalini stress su di sé, se effettua una manovra blu, si muove, ne rimuove uno, ma gli altri due se li porta dietro con sé. E questi continueranno a impedirgli di fare ovviamente fare azioni. Ricordatevi sempre, quando avete i segnalini stress su di voi, non potete liberamente scegliere una manovra rossa, perché siete già stressati. Se per sbaglio la scegliete, questa manovra verrà ignorata e farete automaticamente una manovra 2 bianca in avanti. Vi muoverete di 2 ed essendo bianca non vi libererete neanche di alcuno stress. Un altro segnalino rosso che ci dà un po' di noia sul movimento è il segnalino ione. Potremmo beccarlo a causa di danni, a causa di cannoni a ioni o altri effetti buffi e particolari. Questo funziona un po' come il segnalino tractor a livello di effetto sulla dimensione delle navi. Ne basta uno per attivarsi sulla nave piccola, ce ne vogliono due per le navi medie, ce ne vogliono tre per le navi grandi. Quando una nave ha abbastanza segnalini ioni su di sé per attivarne l'effetto, quindi sulle piccole ne basta uno, significa questo. Alla prima volta che dovrà fare una scelta di una manovra e la nave è ionizzata, non sceglierà alcuna manovra. La manovra sarà obbligata e la manovra sarà automaticamente una 1 dritta in avanti. Dopo questa manovra, l'unica azione che gli sarà permessa sarà un'azione di focus. La 1 conta come una manovra bianca, peraltro, quindi se siete anche stressati, non vi destressate, non fate neanche quella manovra. Dopo che si è fatta una manovra ionizzata, tutti i segnalini ione sulla nave vengono rimossi. Quindi, se avete fatto con la piccola, ne rimuovete uno, ma se per caso ne avevate anche più di uno, li rimuovete tutti. Sulla nave grande, se ne avevate tre, avete fatto la manovra ionizzata, li rimuovete tutti e tre in un colpo. Restano da vedere due segnalini che sono abbastanza delle novità. Non esistevano una volta, soprattutto nella 1.0, sono stati introdotti con questa nuova edizione. Lo strain e il deplate. Quando vengono beccati questi due segnalini per varie abilità nemiche, piuttosto perché si è beccati a causa di bombe che le rilasciano come l'Eternal o le nubi di gas, si ha del malus nella fase di fuoco. Un segnalino strain ci garantirà un dado in meno di difesa. Un segnalino deplate ci garantirà un dado in meno di attacco. Questi due segnalini possono essere rimossi dalla nave in due modi. La prima volta che effettuiamo una difesa con un dado in meno, perché abbiamo uno strain, tiriamo un dado in meno, ma rimuoviamo il segnalino strain. Allo stesso modo, per l'attacco, se attacchiamo con un segnalino deplate, tiriamo un dado in meno, ma poi lo possiamo rimuovere. Il paradosso è che se noi abbiamo addosso un segnalino strain e nessuno ci spara e non tiriamo dadi di difesa perché nessuno ci ha sparato, non lo possiamo rimuovere. Analogamente, quello d'attacco, se non facciamo fase di attacco e non tiriamo alcun dado rosso, non lo possiamo rimuovere. Per fortuna ci viene incontro un'altra possibilità di toglierlo, ovvero quello di fare una manovra blu. Tutte le volte che viene fatta una manovra destressante, si può rimuovere un singolo segnalino strain e un singolo segnalino deplate. Questo significa che se ne abbiamo più di uno, ne possiamo togliere uno soltanto. Ma se noi all'inizio della manovra blu abbiamo sia un segnalino strain, sia un segnalino deplate e addirittura un segnalino stress, la manovra blu ci permette di rimuovere uno stress, di rimuovere un deplate, di rimuovere uno strain e togliergli tutti. Alcune notazioni particolari
su queste cose. Lo dico perché è successo in passato e ha generato grandi polemiche. Quando si applica l'effetto di un segnalino tractor su una nave e nemica e la si può spostare come abbiamo visto dove si vuole, avanti, destra, sinistra, la si può mettere anche su un asteroide, non la si può fare uscire dal tavolo. Non esiste. Non si buttano le navi fuori dal tavolo. Mi sembra una banalità, ma qualcuno capirà il perché lo dico, eh? Purtroppo è stato un bel problema, sto qua in passato. Come avrete capito, i segnalini, questi qui rossi, sono un grosso problema, alcuni di più, alcuni di meno da togliersi. Forse il peggiore di tutti, per certi versi, è quando capita anche a seguito di abilità nemiche o a causa di colpi di sfortuna con i danni critici, di avere parecchi segnalini stress su di sé. È vero, ci sono alcune navi che grazie a abilità e equipaggiamenti riescono lo stesso un po' a muoversi, un po' a fare manovra, ma nella maggior parte dei casi sarete molto obbligati con le manovre, già le rosse non potrete mai farle, le bianche potete farle, ma continuate a tenervi tutto su e soprattutto non riuscite a fare azioni, magari per più di un turno, e questo effettivamente pregiudica tanto le prestazioni della vostra nave, sia in termini di resa, sia in termini di prevedibilità per gli avversari. Un po' più particolare sicuramente i segnalini strain e deplete, che hanno un utilizzo abbastanza, come dire, one shot, appena vi vengono dati sicuramente rompono un po' le scatole, ma sono un po' più facili da togliersi grazie al fatto che si può fare sia in un modo sia nell'altro, quindi con un pochino di attenzione si può anche sopportare. Ci sono anche addirittura alcune navi che si autodotano di alcuni segnalini strain per poter fare altre cose, quindi se ci si mette bene per dire mi prendo un segnalino strain ma non mi faccio sparare, guadagno qualche cos'altro e poi dopo me lo tolgo. E niente ragazzi, fate molta molta attenzione perché quando vi riempite dei segnalini rossi è un segnalino d'allarme decisamente importante. Alla prossima!